Questa mattina 17 aprile, un tragico evento si è verificato all'aeroporto di Torino Caselle, quando un passeggero trentenne è deceduto durante un volo da Torino a Lamezia Terme in Calabria, in compagnia della madre. A metà tragitto l'uomo ha subito un malore che si è rivelato essere un arresto cardiaco. Il capitano del volo Ryanair FR8780R partito alle 11 ha richiesto un atterraggio di emergenza, ma nessun aeroporto ha potuto concedere autorizzazione, costringendo il velivolo a fare il ritorno a Torino. Nel frattempo il passeggero è stato assistito a bordo mentre è stato lanciato l'allarme al 112. Purtroppo una volta atterrato non c'è stato nulla da fare. Il passeggero è deceduto. La madre, anch'essa colpita da un malore, è stata trasportata in ospedale. Il velivolo è stato sottoposto ad accertamenti da parte dei tecnici dello Spresal e della polizia, rimanendo fermo sulla pista.